Per il Partito Democratico è necessario che le porte del dialogo rimangano aperte fino alla fine e che fino in fondo si tenti di trovare una soluzione diplomatica a questa crisi. Al tempo stesso però non possiamo accettare che i confini degli Stati vengano decisi da atti di forza e per questo l'Italia insieme all'Unione Europea sta definendo un sistema di sanzioni e di misure contro questo atto inaccettabile di Putin. Beh, io le posso riferire della posizione del Partito Democratico, che è una posizione molto determinata e molto ferma. Noi siamo perché si provi fino in fondo la strada del dialogo, si tengano aperte le porte del dialogo e si trovi una soluzione diplomatica a questa crisi. È assolutamente evidente però che non possiamo accettare questo atto di forza da parte di Putin e non possiamo nemmeno accettare che sia la forza a definire quelli che sono i confini fra gli Stati. E quindi noi stiamo lavorando insieme all'Unione Europea per definire questo sistema di sanzioni e di misure contro la Russia di Putin. Allora, è chiaro che la situazione non è una situazione, cioè una situazione complicata, complessa, è una situazione di crisi complessiva, però seppur in questa situazione di crisi complessiva noi dobbiamo creare le condizioni perché sia la diplomazia a tornare a sedersi intorno al tavolo e a parlare. È chiaro che il sistema di sanzioni che l'Europa insieme anche all'Italia sta mettendo in campo è un tentativo per dire che non siamo disponibili a tutto. Beh, siamo tutti vicino a non solo alle persone che manifestano per la pace, ma siamo vicini all'Ucraina, ai cittadini ucraini, siamo sicuramente dalla parte di quelli che in questo momento qui stanno lavorando per una soluzione diplomatica, però non possiamo assolutamente far finta che non ci sia stato un atto provocatorio grave da parte di Putin, al quale bisogna rispondere in maniera adeguata e il sistema di sanzioni serve a questo. Fermezza, ma anche dialogo, ma fermezza.